dice il fondamento della dignità di ogni persona. Per cui il fondamento di tutto quello che andremo a dire questa sera è nella preghiera che facciamo all'inizio. Perché la giornata, prima giornata mondiale dei poveri, domenica prossima, domenica 19, per volere di Papa Francesco, a conclusione dell'anno giubilare straordinario sulla misericordia, il Papa giusta. Ecco, questa articolazione di incontri che guardano le povertà, mi verrebbe da dire, da tanti punti di vista, sono un metodo bello e che sicuramente, come dire, porterà tutti noi a una coscienza più piena della giornata. La cosa che mi attirò di più era non troppo il calcio, perché ero piccolo, non sapevo neanche cosa si stava, diciamo, si stava realizzando, quindi avevo bisogno di un lavoro. Si tratta del 2011. È così che inizio a cercare il lavoro a Torino, un po' ovunque, e grazie al passaparola ricevo questa telefonata di un ottimo, un cassone pieno di pomodoro, pesava 3 quintali, 300 kg, e per ogni cassone, cioè per ogni 300 kg di pomodoro, il caporale ci pagava 3 euro. Grave! Lo Stato era complice dello Stato. Sono cose che io avevo sempre detto. Beh, concludo. Dopodiché ho scoperto un mondo, sono passato dalla protesta alla proposta oggi, e sono qui oggi soprattutto per parlare dei fatti, come hai sottolineato tu, diciamo, nella tua, che bisogna iniziare a parlare di fatti, di cosa dobbiamo fare, perché la situazione è grave. Il 70%... Allora io intanto devo dirvi subito, vado velocemente per andare al punto, però intanto lasciatevi dire che sono 3 volte lusingato e una volta grato per essere qui. Sono lusingato perché non, evidentemente, se sono qui è in nome di un lavoro che abbiamo fatto in questi anni, e devo dire evidentemente che rivendico ai tanti con cui io condivido continuamente e quotidianamente l'esperienza di impegno sociale. Agricoltori di questo territorio, ma di tanti altri, anche braccianti, cittadini, evidentemente è un riconoscimento che va soprattutto a questo impegno. Sono lusingato perché sono qui a incontrare il mio amico Ivan Sanier, con cui speravo di incrociare il confronto. Da tempo stavamo lavorando insieme, ci eravamo detti dobbiamo trovare. Sono lusingato perché intanto perché il confronto con lui non è su, vedo che voi nel programma avete una serie di iniziative, tra cui quello dell'immigrazione. Sono contento invece di, come dire, confrontarmi con lui pubblicamente sulla questione del lavoro, considerandolo il vero centro delle questioni che noi dobbiamo affrontare, non perché non ci siano problemi, ma perché penso che sia il nodo da cui dobbiamo ripartire per riflettere sulla nostra condizione. Le cose che ci diceva Ivan prima sono un evidente campanello d'allarme, una chiave. Ivan, dalla protesta alla proposta. Per passare dalla protesta alla proposta. Perché nasce un capo, in realtà? Perché mi sono reso conto che in questi anni, in questi 6 anni di lotta, dal 2011 a oggi, che agire sul caporalato, perché questo è un sistema mafioso che gira intorno a tutto questo. Quindi la consapevolezza del consumatore salverà gli agricoltori e i lavoratori. E io vi faccio il nome di questi generali. Pensate che sarà lo Stato? Se assume le sue responsabilità come dovuto, ben venga. Ma dovrebbe partire da uno di noi dobbiamo iniziare a dire no,
alla mafia. Dobbiamo iniziare a dire no al ricatto occupazionale. Vorrei che queste donne... È così chiaro, ma anche così intenso, proprio come contenuto, come proposta. È un racconto che diventa anche proprio un giudizio e anche una proposta. È un mondo fantastico. Ma vivere nella realtà quello che io ho nel cuore, la cosa più grande che ho nel cuore, e condividerla con chi mi sta a fianco. E questo può aiutarci a creare un modo di vivere e di esistere e a iniziare a cambiare anche quello che abbiamo a fianco. Perché è inutile pensare alle multinazionali. Io inizio a cambiare il mondo se inizio a cambiare il modo di stare qui a Tursi, a Policoro, eccetera. E questo possiamo iniziare da noi, perché quello che devono fare gli altri non lo posso cambiare io posso cambiare solo quello che inizia da me e che riguarda anche me. In tutto questo abbiamo un grande esempio, che è la Madonna, che ha saputo dire sì al Signore, come nella proposta che ha ricevuto, non in un'altra cosa. Ha detto: tu per piacere devi fare la mamma del Salvatore, e lei ha detto: eccomi, sono la tua serva. Perciò adesso diciamo l'Ave Maria alla Madonna e ce ne andiamo. Maria, Madre della Chiesa, prega per noi. Grazie, buonasera a tutti.